Ciao a tutti e benvenuti a Sfumature Verdiane, il programma di approfondimento sulle opere di Verdi. Al mio fianco avrò degli illustri ospiti che daranno un peso scientifico a questi approfondimenti. Il mio intento è quello di accompagnarvi in questo viaggio, indipendentemente dal fatto che voi siate semplici appassionati o degli addetti ai lavori. L'idea è quella di andare a mettere dei tasselli in più alla nostra conoscenza verdiana. La prima puntata parla di Nabucco, la prima vera opera verdiana dopo il fiasco di Un giorno di regno. Siamo nel 1842, quando Verdi mette in scena per la prima volta alla Scala Nabucco. Quello che sappiamo di Nabucco è tutto reale? È tutto vero? Quanto fa parte della leggenda e quanto invece no? Di questo ce ne parla il musicologo Edoardo Rescigno. Il Nabucco è la terza opera di Verdi, ma nello stesso tempo è il suo primo grande successo. È il 9 marzo 1842. Poi passano gli anni, Verdi diventa quello che sappiamo e l'opera continua a circolare nei teatri d'Italia, anche non solo d'Italia, di tutta Europa. E lentamente si crea una specie di leggenda intorno alla nascita di quest'opera, una leggenda che è molto viva, anche perché è una leggenda molto suggestiva, e cioè l'idea che quest'opera sia nata quasi controvoglia. Dopo aver fatto la seconda opera, che è Il giorno di regno, che non è andata bene, come sappiamo, l'impresario Merelli gli mette in mano il libretto del Nabucco chiedendogli di musicarlo. Ma Verdi si tira indietro, dice: no, non la voglio fare, non la voglio fare, passa il tempo, e poi casualmente si mette a comporre quest'opera. Come le cose siano andate esattamente non abbiamo documenti precisi, però abbiamo appunto queste leggende che nascono da due persone. Cioè da Michele Lessona, che nel 1869 pubblica un libro intitolato Volere e Potere. Fa la biografia di alcuni uomini illustri che sono passati dalla povertà alla fama. Michele Lessona incontra Verdi a Tabiano nel 1869, cioè sono passati 27 anni dalla nascita del Nabucco, che è del 42, no? E questa nascita lui la racconta così: Merelli ha dato in mano a Verdi il libretto del Nabucco, lui se lo mette in tasca e lo trascura. E poi scrive Lessona: un bel giorno, sul finire di maggio, quel benedetto dramma gli ritornò fra mano. Rilesse un'ultima scena della morte di Abigail. S'accostò quasi macchinalmente al pianoforte, quel pianoforte che si stava muto da tanto tempo, e musicò quella scena. Il ghiaccio era rotto. E così nasce il Nabucco. Ecco, state attenti, lo spunto perché lui, che Verdi, si riaccosti a quel libretto è la morte di Abigail. Grazie mille maestro Rescigno per questa importantissima testimonianza che apre automaticamente la porta alla parte musicale. Sì, perché lui ci ha proprio parlato del fatto che Verdi iniziò a musicare dalla morte di Abigail, ma fu proprio quella parte che, come ci spiegherà ora maestro Daniele Agiman, Verdi non trovò mai pienamente teatrale. Diamo quindi la parola a lui. Pensando a come raccogliere l'invito di Gianmaria Liberta, a raccontare qualcosa in brevissimi istanti su un'opera così famosa come Nabucco, la cosa che mi è venuta naturale è condividere con voi un'impressione. Un'impressione che riguarda il finale dell'opera. Quindi andiamo subito dentro allo specifico. Il finale vero e proprio dell'opera consiste sostanzialmente di tre momenti. Parlo del finale quarto. C'è un grande coro, dove tutti i coristi, i babilonesi e gli ebrei, e tutti i protagonisti, esclusa Abigail, sia campo ebraico che campo babilonese, si riuniscono per celebrare la immensità di Jehovah, o immenso Jehovah, e quindi il grande coro del riconoscimento del Dio di Israele come il vero Dio e non degli dèi dei babilonesi.
Poi c'è una breve scena, che è la morte di Abigail. Abigail, che non aveva cantato questo grandissimo momento corale di grande impatto, entra in scena e canta il suo dolore, il suo rammarico per il male fatto, e la vediamo morire, proprio fisicamente arriva alla morte. Il finale poi vero e proprio dell'opera sono poche battute affidate a Zaccaria, che è una sorta di profezia e di monito, dice e canta tonitruante a Nabucco: se sarai fedele a Jehovah, sarai dei regi il re, sarai più grande di tutti. Ora, la riflessione che vi voglio in qualche maniera proporre è questa. La scena della morte di Abigail, che è meravigliosa, ve la racconto brevemente, poi ovviamente andatevela ad ascoltare in una bella esecuzione orchestrale con una brava cantante, un bravo direttore, un bel coro. Sono un minuto e mezzo di musica, affidati sostanzialmente a un violoncello che ha una sorta di ossessivo, ostinato disegno ritmico che si ripropone costantemente. La melodia di Abigail è una melodia di una modernità, di una bellezza, di una verità drammaturgica e scenica unica, tutta spezzata da pausa. Sume morente esanime, discenda il tuo perdono, e così via per due pagine circa di spartito e quattro di partitura. Tutto spezzettato. Questa melodia è raddoppiata poi dal corno inglese. Tutto spezzettato, tutto con questo violoncello, una cosa cameristica, intima, incredibile, a raccontare la disperazione interiore di una donna che era la cattiva dell'opera, che ha capito i suoi virgolette misfatti, il suo fare male, anche se probabilmente solo per amore, e la sua morte fisica. Una pagina di una modernità straordinaria. I verdiani doc che mi stanno ascoltando sanno che c'è una immediata rispondenza in una pagina che verrà molti anni dopo e con un ben altro grado di maturazione in Verdi, che è il finale del Cortigiani di Razza Dannata. Anche lì c'è una melodia al violoncello, un ostinato, il corno inglese, che raddoppia in questo caso una melodia nobile e ricchissima affidata al baritono. Ma l'impasto sonoro e l'idea di un momento chiuso e un po' avulso da tutto il resto è esattamente la stessa. Ora, perché vi dico che ogni volta c'è una sorta di sconcerto quando ristudio la pagina? Lo sconcerto nasce dal fatto che noi sappiamo dalle cronache dell'epoca, Mazzucato lo scrive, che nelle prime due rappresentazioni, grandissimo successo, la pagina fu eseguita, ma dalla terza rappresentazione in poi Verdi la tagliò. Probabilmente, non abbiamo lettere che io sappia o testimonianze dirette, probabilmente perché Verdi sentiva che dopo Immenso Jehovah e con quella frase finale di Zaccaria, questa pagina rompeva un po' la climax che si era raggiunta, questo acme di tensione e di passione. E quindi la tagliò. Ma non la tagliò soltanto nelle recite milanesi originali, ma la tagliò in qualunque esecuzione che lui ebbe a seguire direttamente, e quindi in qualche maniera nell'Ottocento questa pagina scomparve. Ora, la riflessione che faccio assieme a voi, andatela ad ascoltare, esecuzioni degli anni 20, 30, 40, le prime esecuzioni, non esiste ancora del Novecento. Solo oggi se la si recupera, perché è una pagina memorabile, straordinaria. Nessun direttore, nessuna Abigail dovrebbe rinunciare a una cosa così straordinaria, che tra l'altro chiude il ciclo dell'opera e apre al grande Verdi. In Verdi, in tutte le opere, Rigoletto, in questo è l'emblema massimo, non c'è il male da una parte e il bene dall'altro, ma il bene e il male hanno sempre una fase di grigio. E questa è la prima sua grande rivelazione di questa verità drammaturgica, esistenziale ed etica del Verdi per tutta la vita, compositore uomo. Che Abigail è stata cattiva per tre atti e mezzo, ma qui è una donna fragile con cui è facile immedesimarsi, e che seguiamo, come fa il coro qualche battuta dopo e tutti gli altri protagonisti, con molta compassione. Eppure Verdi la tagliò.
perché per lui l'effetto scenico complessivo, irrompere questo percorso verso la fine così lanciato da immenso Jehova fino a proprio le ultime battute dell'opera, venivano in qualche maniera inficiato questo percorso, questa tensione crescente da questa pagina, e rinuncia forse alla pagina più bella in nome di una verità scenica. Ora, si aprirebbero mille riflessioni. Io mi limito soltanto fenomenologicamente a dirvi che cosa vedo. Personalmente, ovviamente, faccio cantare la pagina, la riapro, ma Verdi per tutta la vita non la voleva riaperta, perché secondo lui rompeva qualche cosa, un climax, un raggiungimento drammaturgico, un senso. Strano personaggio. Rinunciare a una pagina così meravigliosa in nome dell'azione scenica. Wagner avrebbe agito molto diversamente, e a una pagina ben riuscita dal punto di vista musicale, che anche rallenta l'azione, ne abbiamo esempi infiniti, non avrebbe mai rinunciato. Ma questo è il mistero dell'uomo e del compositore. Verdi in questo, anche oggi che pensiamo di avere capito tutto, che pensiamo di avere letto tutto, scritto di tutto, resta un enorme, insoluto mistero nella profondità più vera e più assoluta del suo essere. Ed ecco che la parola torna al maestro Rescigno, che finirà di raccontarci l'aneddoto, forse quello che più conosciamo, che è quello di Giulio Ricordi. Un altro personaggio che inventa questa leggenda è Giulio Ricordi. Nel 1881 ha un lungo colloquio con Verdi e racconta lo stesso episodio, questa volta in prima persona è lo stesso Verdi che parla, e ce lo racconta in un altro modo, sempre con questa aria un po' leggendaria, un po' misteriosa. Strada facendo mi sentivo indosso una specie di malessere indefinibile, una tristezza somma, un'ambascia che mi gonfiava il cuore. Mi rincasai e con un gesto quasi violento gettai il manoscritto sul tavolo, fermandomi ritto in piedi davanti. Il fascicolo, cadendo sul tavolo stesso, si era aperto. Senza sapere come, i miei occhi fissano la pagina che stava a me innanzi. E mi si affaccia questo verso: va pensiero sull'ale dorate. Scorro i versi seguenti e ne ricevo una grande impressione, tanto più che erano quasi una parafrasi della Bibbia, nella cui lettura mi dilettavo sempre. E così nasce il Nabucco. Allora, da una parte il va pensiero che casualmente cade sul pianoforte, cade per terra e viene fuori il va pensiero, dall'altro invece la morte di Abigail, insomma questa nascita un po' misteriosa, un po' leggendaria. Ecco, si sono talmente radicate nella nostra memoria, l'abbiamo letto tante volte queste storie, anche senza leggere direttamente i testi di Lessona e di Giulio Ricordi, che ormai le associamo con la nascita di Nabucco. Il Nabucco è nato così. Ora, io non voglio dire che il Nabucco non sia nato così, voglio dire solo che sono delle superfetazioni nate da questo mistero, in qualche modo, di questo grande successo che a un compositore che era soltanto la terza opera e che veniva oltretutto da un insuccesso come era Un giorno di regno, improvvisamente conquista un successo vastissimo. Per oggi ci fermiamo qui, ma vi aspetto nuovamente domani per continuare a parlare di Verdi e soprattutto di Nabucco.